Bentrovati, cosa c'è sotto la scorza di un politico di razza? Cioè, qual è il profilo umano di una persona che fa politica? Salve, Rosetta D'Amelio, non so da quanti anni, non. No, Buongiorno. dico, non so, stavo dicendo che fa politica, stavo Da dicendo da quando avevo quanti anni. 14 anni, da quando sono nata, Ecco, allora, diciamo. mettiamola così, da quando avevi 14 anni, che cosa c'è sotto la scorza del politico, al di là di quello che appare? Facciati la domanda, Rosetta. Ecco, che cosa c'è dietro di te, o dentro di te? Dentro di te e dietro di te politica. Ma intanto è vero che io faccio politica da ragazza, prima nei movimenti, nell'associazionismo, ma diciamo la politica è sempre stata una parte accessoria della mia vita. Sembra, detta così, sembra non comprensibile, nel senso che io ritengo che nella vita contano molto di più altri valori, i valori dell'amicizia, i valori della solidarietà, le competenze. Io ricordo che ero insomma, molto giovane, stavo all'università quando la CGIL mi chiese se volevo lavorare con loro, perché avevamo fatto tanti, con i braccianti, tante battaglie in Tu sei laureato Altecchino. in sociologia? Sì, sono laureata in sociologia, sono specializzata in psicoterapia, sessuologia clinica, diciamo, ho fatto lunghi percorsi, ma ricordo che mia madre, una donna forte come sono le donne dell'Alterpinia, insomma, mi chiamò, chiuse la porta e disse: Rosetta, tu vuoi fare politica? A quei tempi era comunque un fatto rivoluzionario, no? Non c'è problema, se ti piace, ti vuoi impegnare, vuoi fare le manifestazioni, insomma io ti dico pure fallo, ma sappi che ti devi laureare subito e devi trovare un lavoro. Poi puoi fare quello che ti pare, altrimenti già adesso vedi quella porta, esci e vai da sola a Noi vivere. parleremo Devo anche, dire. Rosetta, anche di politica generale, non di attualità, non ci interessano soprattutto le beghe provinciali, no? Però, tu sai, persone, questo format è finalizzato soprattutto a raccontare un po' la persona per quella che è al di là e al di fuori della politica. Ora io comincerei un po' da quando eri bambina. L'ho fatta già a qualcun altro questa domanda. Tu giocavi con le bambole? Più che con le bambole, io giocavo sempre in mezzo alla strada, nel mio paese c'erano i quartieri, io sono la terza e ho due fratelli maschi più grandi di me, quindi partecipavo a tutte le guerre di quartiere, una volta mi attaccarono a un palo con mio fratello per 12 ore, insomma, credo che più che alle bambole giocavo con Addirittura scherzi, scherzi un po', sì. non scherzi a pace, cioè scherzi davvero. Però giocavo anche con le ragazze, mi piaceva giocare alla settimana, mi piaceva molto fare giochi di strada. Io ho vissuto la mia vita in un paese, godendomi fino in fondo lo stare nella piazza, nella strada, con gli amici, con le amiche. Lioni, Ecco, Lioni, sì. com'era Lioni prima del terremoto, Rosetta? Beh, Lioni prima del terremoto era comunque una comunità moderna per quel periodo e per quel territorio. Perché Lioni, quando io ero ragazza, aveva due cinema che funzionavano e tanti ragazzini, quante volte andavamo da soli, si va anche adesso, e questo è un fatto positivo, i ragazzi vanno anche adesso a cinema da soli e quindi si andava a cinema, insomma dire Lioni era dire cinema. A Lioni passavano allora tutti i pullman, tutti i giorni che andavano al santuario di San Gerardo e via Marconi, dove io abitavo. Aveva ogni 10 metri un caseificio, la gente si fermava, parlava. Lioni aveva in centro la ferrovia. Io mi ricordo che da piccolina, siccome abitavo a pochi passi dalla stazione ferroviaria, andavo nella stazione, andavo a vedere quelli che arrivavano, quelli che partivano, i ragazzi che andavano a scuola, e mi facevo corteggiare, vedevo quelli che. Insomma, Lioni è stato sempre un paese in cui Cioè, si. ti facevi corteggiare, io ti ricordo vagamente, no, da ragazza, anche perché insomma, qualche anno in più di te ce l'ho, quindi ti ricordo vagamente, però ricordo vagamente, ma sai, sono quelle cose che ti colpiscono, che eri una gran bella ragazza. Ti facevi corteggiare. Dimmi qualcosa. Sì, perché insomma diciamo che ero carina, ma una gran bella, ero carina No, eri una gran bella sicuramente, ragazza. e quindi questo insomma sollecitava magari anche attenzioni, però è anche vero che io sono sempre stata una ragazza che, ripeto, essendo cresciuta con due maschi,
di 8 anni più grandi di me, avevo molto forte il concetto della mia autonomia, della mia libertà, della mia capacità anche di essere una ragazza che sapeva scegliere, determinata, insomma, lo sono sempre stata, devo Poi dire una la verità. ragazza militante nel PC già Sì. all'epoca si rafforzava un po' questo carattere. Sì, si rafforzava molto questo Senti, tuo carattere. padre cosa faceva tuo padre? Mio padre era una persona, invece, a differenza di mia madre, mio padre era una persona dolcissima. Io ho avuto conflitti terribili con mia madre, ma mai, non ricordo di aver avuto mai uno schiaffo da mio padre, mai mio padre che alzasse la voce. Insomma, c'era un po' uno scambio di ruoli all'interno della famiglia. Cosa faceva E lui? mio padre ha Scusa. lavorato per tantissimi anni nella tipografia Irpina con Gerardo Ah, questo Calabrese. non lo Era sapevo, un questo mi suo, sfuggiva. una persona di fiducia, Gerardo era molto legato, quindi stava lì alla stampa, alle macchine. Calabrese è un grande, possiamo un saluto particolare a Gerardino, Sì, carissimo amico. tantissimi anni, devo dire, un grande affetto. Prima ancora avevano un negozio, perché a Lioni erano tutti commercianti, avevano un negozio di tessuti, poi tolsero, mia madre dopo un po' di anni tolse questo negozio e mio padre ha sempre lavorato lì. Senti, il rapporto con tuo padre era così dolce, eccetera. Invece con tua madre perché c'era questo conflitto? Perché eravamo, io e mia madre siamo molto simili, eravamo molto simili. Ma c'era un conflitto, ma c'era anche una complicità, perché a casa mia, per esempio, è una casa che è stata sempre aperta. Io ricordo la chiave al chiodo, e forse questi sono i ricordi più belli. E i miei genitori avevano parecchi terreni, quindi quando io ero ragazza c'erano i mezzadri, chi lavorava il terreno. La mia casa era aperta per tutti. Io ricordo più bambini che nati nella mia casa che non in ospedale, e mi vedo con l'occhio appiccicato alla porta dove la signora che lavorava i terreni di mia mamma veniva, e venivano un giorno prima, 2 giorni prima, perché dovevano partorire. L'ostetrica del paese stava lì e io ho assistito, credo da quando avevo 7-8 Cioè anni. l'ostetica abitava da te, abitava No, con te, di stava Lioni, abitava vicino. lì, Ah. però nelle campagne sperdute si preferiva, insomma. Beh, questo è molto bello. E quindi mi ricordo, forse questo poi ha fatto nascere la mia passione, anche l'amore per lavorare in un consultorio familiare, per impegnarmi sui diritti delle donne, la maternità consapevole. Credo che è dovuta al fatto di aver da bambina, insomma, partecipata a questi eventi. Infatti, per esempio, c'è uno o due ragazze del mio paese che adesso stanno in Svizzera, si chiamano Gelsomina in onore di mia mamma, insomma, perché avevano, le loro madri avevano partorito nella nostra casa. Senti, tu appartieni a quella categoria di politici, che poi non è molto molto ampia per la verità, che se smette di far politica non resta disoccupato, nel senso che un lavoro ce l'hai, no? Dirigente di struttura complessa, Sì, se ricordo bene, casa aiuti da tanto. dell'ASL. E la domanda è, Rosetta, come ti è venuto di scegliere sociologia quando hai scelto sociologia? Cioè, che cos'era? Era una tua passione? Te l'avevano consigliato i genitori? Avevi già in mente che cosa fare? Allora, io ero molto indecisa tra medicina e sociologia. E a un certo punto, però, l'impatto con alcuni amici che mi portarono a vedere, prima ancora che mi iscrivessi all'università, le stanze dove si faceva a Roma vivisezione, mi bloccarono. E però il mio impegno nel sociale, non solo quello in politica, io insomma ho costituito con tanti ragazzi a Lioni la prima associazione, l'ANPAS, la consulta delle donne dell'Alterpinia che si batterono. Per oggi sembra passato tanto tempo, per la maternità all'ospedale di Bisaccia, i primi consultori familiari. Lioni e Montella, poi a Tripalda, furono i primi consultori familiari dell'intera regione Campania e del Mezzogiorno. E quindi, insomma, tutti questi impegni, già da prima ancora che io mi diplomassi, mi avevano affascinato verso la sociologia. Tieni presente che io ho fatto sociologia quando c'era solo a Trento e a Roma, tant'è che io mi sono laureata all'Università di Roma. Quindi Sì, sono. infatti. No, mentre parlavi, no, pensavo, tu hai un retroterra di impegno politico e culturale, soprattutto nel sociale, esclusivamente nel sociale, i consultori, eccetera. Ecco, ricordo che infatti eri un po' la pioniera, no, in Altirpinia, ma non soltanto, proprio dei consultori familiari. Rosetta, che cosa è cambiato rispetto ad allora in politica?
l'impegno nel sociale, come è cambiato l'impegno nel sociale? Cioè, oggi mi pare di ascoltare sempre di più anche molte autocritiche nel PD, nel centrodestra, un po' in tutti i partiti, no? Cioè discutiamo di tutto fuorché dei problemi reali, cioè siamo lontani dalla realtà. Perché è cambiato questa sintonia? Ma perché mentre, credo, un po' di anni fa, con tutte le contraddizioni dei partiti storici, penso al PC, alla Democrazia Cristiana, ai partiti socialisti, che pure avevano tante contraddizioni, sì, è chiaro, però la politica era comunque vissuta come militanza e come servizio. E dopo la politica è stata vissuta più come realizzazione individuale. Quindi è diventato un mezzo per poter realizzare le proprie ambizioni. Invece negli anni precedenti la politica era servizio, infatti ed era un percorso lunghissimo. Io, se penso al mio percorso, io ho cominciato a fare la segretaria di sezione, poi sono entrata negli organismi provinciali, poi sono entrata negli organismi regionali. Io mi sono candidata per la prima volta a sindaco, avevo fatto per un anno o due il consigliere comunale, a 45 anni. E ho cominciato a 14 anni, cioè le istituzioni, perché chi stava nel partito non doveva stare nelle istituzioni. Cioè hai impiegato 30 anni per diventare sindaco di Lioni. Sì, poi sono diventata assessore regionale. Quanti anni sei stata sindaco di Lioni? Sono stata per due legislature, 8 anni allora erano. Due legislature, ed è stata davvero, tra l'altro, un'esperienza affascinante, formativa, per me che venivo poi, avendo un background di servizio sul sociale e sul territorio, io ho visto, insomma, l'esperienza di sindaco come quella di servizio. E davvero ho smantellato tutti i prefabbricati, centro per anziani, strutture per l'infanzia, asili nido, insomma, e mi sono portata in quella esperienza il background sociale. Siamo stati in Kosovo con la provincia, allora era presidente Gino Anzalone, siamo andati in guerra, ma nei paesi di guerra a portare solidarietà, in Albania, perché mi sono portata dietro e ho segnato quella comunità da questo punto di vista. Poi c'erano anche più possibilità di risorse e diciamo mi è servita molto, perché la istituzione, quando la governi, c'hai la possibilità. Poi sì, mentre in politica tu determini e determini le indicazioni per le istituzioni, nelle istituzioni puoi quelle indicazioni metterle in pratica. Quindi perciò è stato interessante. Senti, questo. L'università a Roma, tu hai fatto il liceo? No, io ho fatto la ragioneria. La ragioneria. Università a Roma, perché scegli Roma? Perché scelgo Roma? Perché intanto sociologia era a Trento e a Roma. Non c'era. A Napoli, a Salerno, è stata messa presso la facoltà di lettere moltissimi anni dopo, e quindi dovendo scegliere tra Trento e Roma, naturalmente io ho preferito Roma, dove avevo anche un pezzo della mia famiglia, c'era mio fratello che abitava non lontano da Roma, c'era soprattutto una cugina di mia mamma che era molto legata a mia mamma a Roma, e quindi diciamo sono andata anche perché, avendo punti familiari, mia madre si sentiva più sicura, ma poi perché Roma mi affascinava. Insomma, Roma per una ragazza che da Lioni si muove e va in un'università come la Sapienza, diventa un elemento di crescita straordinario, perché lì tu trovi un crogiolo di mondo, tante persone con le quali ti sei confrontata. E io insomma, ho fatto la tesi con Franco Ferrarotti, un grande sociologo, ho fatto la tesi sull'emigrazione di ritorno in Irpinia, è una tesi che è stata pubblicata, mi sono potuta confrontare, insomma De Masi è stato un mio insegnante, era un lavoro corale che si faceva in quella università, devo dire, e l'ho fatta stando sul posto, frequentandola, facendo tutti i seminari, lavorando con piccoli gruppi, l'ho vissuta fino in fondo, ed era un periodo anche molto particolare, perché era il periodo delle Brigate Rosse, era il periodo di autonomia operaia, che proprio lì, in quella facoltà, metteva radici. E io mi ricordo che quando con qualche amico distribuivamo l'unità, ci ridevano dietro, ci dileggiavano, e però insomma mantenevamo alto anche da ragazza. Io credo che la democrazia significava
stare in un partito e quindi facevamo da argine. Io ricordo che quando Lama fece il comizio all'università, saltò il cancello, insomma, mi presi una storta alla caviglia, insomma, perché ci furono degli assalti. Ho vissuto un periodo molto intenso, era il periodo in cui fu ammazzato Guido Rossa e noi, insomma, dicevamo che ammazzare un operaio non significava, anzi, non significava fare la rivoluzione, significava fare la restaurazione. Insomma, diciamo che io una bella sono esperienza. Stata fortunata. Senti, sì. Perché scegli poi di restare a Lione? Hai avuto opportunità di andare via da Lione, immagino, no? Sì. Scegli di restare a Lione. Io ho avuto opportunità di andare via da Lione, ho avuto opportunità di restare anche all'università, però io poi ero a Lione quella domenica del terremoto dell'80. Eri già laureata? No. Sì. Eri già laureata. Quindi stavo decidendo proprio in quei giorni di trasferirmi a Roma, sarei stata a Roma, infatti facevo avanti e indietro. Ero lì, erano le 7:30, un'ora prima, con una giornata meravigliosa passeggiavo nella piazza del mio paese con due mie amiche carissime, con le quali tra l'altro sono entrata in casa di un'altra per prendere un caffè, e poi avevo un'ansia dentro di me che dovevo tornare a casa perché la mattina avevo comperato delle ceramiche a Calitri, che è famosa per le ceramiche, io amo molto la ceramica, che mi dovevo portare a Roma e la volevo sistemare. Allora, quest'ansia mi fece lasciare la casa dove ero, la casa di Marilicia, questa mia amica che è un'insegnante di Lione, e le dissi: senti Marilicia, io devo andare a casa che devo sistemare perché poi domani parto per Roma. Me ne sono andata verso casa e mi piace ricordare zia Teresa e il marito. Mentre andavo verso casa c'era la mamma di una mia amica che stava all'università a Roma, che mi stava facendo, io ero appassionata anche nel vestire, la calzamaglia coi quattro ferri, allora si usavano le minigonne con la calzamaglia coi quattro ferri. E zia Teresa mi chiamò dal balcone, mi disse: Rosetta, te la vuoi misurare questa calzamaglia? Io sono salita, l'ho misurata fino al ginocchio, poi ho avuto un sudore freddo, ho detto: senti zia Teresa, torno la settimana prossima quando rivengo da Roma, ma io non mi sento bene, devo scappare a casa. Sono da cosa dipendeva? Scusa, questo è un dettaglio. Non lo so da cosa, era una cosa. Davvero non lo so, tant'è che lei disse: sì, è vero, sei molto rossa. Dai, torno più tardi stasera. E quindi sono arrivata a casa. Il tempo di chiudere la porta, un boato terribile. E io dissi: non c'erano nemmeno i miei genitori, erano da una mia zia che aveva una casa in campagna, ricordo che dissi: è scoppiata la bombola del gas. E poi sono scesa, la mia casa non è caduta, una delle poche case, Lione, credo che in piedi siano rimaste 7-8 case. Sono scesa e ho sentito le urla, ho visto il palazzo di fronte che era caduto, sono arrivata a casa di mia zia che era a 100 metri, l'ho trovata in ginocchio che pregava, che si era salvata, di fronte alla casa del professore Capasso, i genitori, la mamma di Maria Grazia e il padre di Maria Grazia erano sotto, abbiamo cominciato a scavare ma non c'era niente da fare. Io mi sono salvata, la casa di zia Teresa è caduta, lei è morta, il marito è morto, c'era il gatto Bagonghi che abbiamo tirato fuori dopo 8 giorni, vivo, è andato a morire dopo un mese sullo stesso luogo dove erano morti i suoi padroni. E allora ho detto: ci siamo visti, abbiamo cominciato a scavare, abbiamo fatto i comitati popolari, abbiamo aperto il consultorio un mese dopo il terremoto. Hai deciso, resto a Lione. Resto a Lione. Senti, sempre molto molto triste riaprire quella ferita inguaribile, oltretutto del sisma del 23 novembre 80. Insomma, tutti sappiamo del tuo straordinario impegno sociale, umano, in quel periodo, prima, dopo, eccetera. La domanda invece che volevo farti, Rosetta, è: il terremoto quanto ha cambiato la tua vita? Cioè, è stato lo spartiacque tra una giovinezza anche mentale e qualcos'altro? Ma che cosa è cambiato in te con quell'esperienza? Ha cambiato tutto, perché col terremoto, insomma, ancora di più, i valori veri della vita io li ho apprezzati, nel senso che
Davvero? Ma questo me lo porto anche oggi, me lo sono portata anche in politica. Fai l'assessore, non lo fai, fai il deputato, non lo fai, non mi interessa, nella vita ci sono altre cose. Il terremoto è diventato lo spartiacque, per cui tu quando hai un confronto vero tra la vita e la morte, ti rendi conto che niente vale. Puoi tenere i soldi, puoi tenere le case, puoi tenere... In un attimo non c'è più niente, c'è solo la tua vita, oppure c'è il pianto di chi sotto le macerie chiede di essere salvato e tu non lo puoi salvare. Perché non c'era la protezione civile? Perché allora ti rendi conto dell'impotenza dell'essere umano e capisci che devi valorizzare ogni ora della tua vita per come ce l'hai. Tutto il resto è superfluo. Quando c'è, ecco, tu l'hai introdotto l'argomento e quindi la domanda te la devo fare, quando c'è, se c'è qualcosa di cinismo, qualcosa che somiglia al cinismo, nella politica Rosetta D'Amelio? Ecco, una politica come te, no, che ha avuto una carriera brillante, che è partita a 14 anni ma è diventata sindaco dopo 30 anni, quindi una militanza lunghissima, oggi non si immagina, oggi appena fanno i 18 anni già ritengono di essere leader politici, no, un po' tutti quanti. Ecco, c'è un tantino di cinismo, ci deve essere? Ma io credo che in politica forse ci deve essere, ma devo dire la verità, io personalmente non l'ho mai avuto e sono sempre stata premiata, ma non ho avuto manco, sembra strano, ma fai politica e non hai ambizioni. Non le ho avute poi le ambizioni, le cose sono venute anche da sé, eh? Quindi devo dire, perché io poi ho amato molto il mio lavoro. Io tu sei stata eletta consigliere regionale due volte con un bel consenso, insomma. Sei stata assessore regionale, poi presidente del Consiglio regionale, nella seconda carica della Regione Campania. Non è certamente poco. Sì, ma forse proprio per questo motivo, perché io tra l'altro sono stata eletta, se ci pensi Franco, sempre contro i gruppi dirigenti. Quando sono stata eletta la prima volta, per esempio ad Avellino, il sindaco allora era Galasso, che era ancora il sindaco di Avellino, Mangino, al quale faccio i complimenti, gli ho telefonato perché siamo tutti contenti di questa assoluzione, perché ha sofferto molto, Mangino, De Luca, senatore, tutti portavano Donato, persona brava, e io ho vinto senza nessun apparato di partito, col mondo dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore. La seconda volta contro di me era candidato Enzo De Luca, che era stato senatore, contro, dico, quello più forte, non perché contro, e io... Anche lì il segretario provinciale, il sindaco di Avellino, tutti sostenevano De Luca. Enzo De Luca non te la perdonerà mai. No, ma lui lo sa, d'altronde quelli sono i risultati. Non te la, vabbè, d'altra parte, però, è stata una sana competizione, ma non te la perdonerà mai. Però ho vinto, perché io sempre... Ecco, dacci una lettura. Perché hai vinto, come dici tu, anche contro l'apparato? Ma perché io non mi sono mai rivolta, poi... Fino in pur rispettando il mio partito, io ho sempre chiesto voti al mondo che conosco, al mio mondo. Il mio mondo non è incredibile, non è quello dell'apparato di partito. Certo, ci sono adesso amministratori. Però che hai avuto anche una solidarietà, almeno nelle ultime elezioni regionali, hai avuto una solidarietà, sì. Non dico dell'apparato di partito, comunque, a parte, voglio dire, la base che ti ha votato con tanta spontaneità, c'è stata comunque intorno a te. C'è stato un bel coro di consenso anche da parte della classe dirigente del PD. Tanti amministratori, no? Non c'è dubbio. Tanti amministratori, però tanta parte di mondo anche non tradizionalmente con tessere a PD, voglio dire, però sicuramente popolo di centrosinistra, un mondo che mi conosce, che mi ha trovato sempre disponibile. Io faccio l'amministratore così come facevo quando lavoravo, io sono in aspettativa, ma io ho amato molto il mio lavoro, io sono una privilegiata, perché anche il lavoro che ho fatto è stato un lavoro che mi piaceva. Io non posso dire che ho fatto un lavoro che non mi piaceva, cioè non solo consultorio, direttore sociosanitario dell'ASL, l'hospice di Solofra, di Bisaccia, sono una mia creatura. Siamo andati, voglio certo. Dire, ho avuto una fortuna di fare un lavoro sia in politica soltanto che nel lavoro. Un'altra domanda di politica, dopo parliamo per i minuti che restano di te persona. C'è una certezza sulla quale io metterei le mani, i piedi, la testa, mi metterei sul fuoco intero. Una certezza è che Rosetta D'Amelio non si è arricchita con la politica, cioè, questo è un dato di fatto. Ma la domanda un po' impertinente è: hai avuto mai qualche tentazione?
Cioè, immagino che tu di possibilità, no? Di poter fare qualche cosa di opaco, no? Per arricchirti. Insomma, immagino che con i ruoli che hai ricoperto l'hai avuta qualche possibilità. Ti è mai capitato? La tentazione c'è stata? Oppure hai mantenuto bello lontani altri? Prima, Allora, ti sei, sì. sei stato in grado di prevenire ogni tipo di tentazione? Posso dire, io intanto sono orgogliosa di poter dire che oggi, pur avendo un lavoro di prestigio, oltre che tanti impegni in politica, io vivo nella casa dei miei genitori. Cioè, io, la casa che ho, che posseggo, è quella che mi hanno lasciato i miei genitori. Perché lo sanno tutti, quando ho fatto il sindaco, ma anche oggi, chi c'ha bisogno? Non si dovrebbe dire, ma io dico, chi c'ha bisogno sa che trova una porta aperta, Vabbè, posso qualsiasi dirlo io, ora del giorno e della Rosetta, notte. ecco che è un po' troppo modesta, la capisco pure, però so, conosco alcune cose, so che fai molta beneficenza senza farlo sapere e questo è certamente una bella cosa, una cosa che ti fa molto onore. Poi io vengo da una famiglia che mi ha dato solide radici. A casa mia, prima di uscire di casa, e lo dico, io sono anche una formalmente laica, però credente, si legge la Bibbia, si insegnano, si è sempre fatto. Quando rideva Luisa Cavaliere, una mia amica giornalista che tu conosci molto, perché quando veniva a pranzo a casa mia madre diceva prima si prega, perché questo pranzo è un dono. E Senti, hai letto quindi più la Bibbia oppure di più, un po' in più, un pochino in più, qualche pagina in più del Capitale? ho letto più la Bibbia. La mia formazione non è una formazione marxista, io ho scelto il PC perché era il partito che rappresentava i valori della gente più umile, degli operai, però io non ho scelto il PC perché ero marxista, io ho scelto il PC venendo da una grande solidarietà e quindi con un forte spirito Senti, il religioso. tuo rapporto con la fede, a proposito, qual è? Il mio rapporto con la fede è un rapporto, io sono una persona molto credente, però non sono una persona che ritiene che la Chiesa in quanto tale, La chiamano ancora così, la bizzoca, non sei una bizzoca. le formalità, no, non lo sono affatto. Anzi, sono spesso anche andato in conflitto sui diritti civili. Per me i diritti degli omosessuali, i diritti dell'interruzione, dell'autodeterminazione delle donne sono un diritto, quindi sono una persona che apprezza quella parte religiosa che ci chiama a non essere sepolcri impiegati. Senti, davanti allo specchio, no? Oltre a vederti ancora una bella donna, scusami per l'ancora, ma insomma gli anni passano per tutti, Certo, quindi, ahimè, passano per no. Senti, tutti. ma oltre a dirti, beh, Rosetta, quanto sei carina, eccetera, eccetera, ti capita mai, non so, un po' di confessarti, di avere qualche problema di coscienza, cioè ho sbagliato in questo? Ti viene mai il dubbio che la tua azione quotidiana in politica, nella società, nei rapporti con le persone, non so, la tua azione possa essere stata in qualche modo contaminata in negativo da qualche cosa? Ma io ogni giorno ho i dubbi, non so se quello che faccio davvero insomma, risponde a ciò che tante persone si aspettano, non so se quella scelta che ho fatto è una scelta che produrrà risultati positivi, però di una cosa sono certa, quello che faccio lo faccio sempre in buona fede e con onestà. Poi sicuramente avrò sbagliato tante volte, anche nel giudicare le persone, anche nel fare. Magari ho giudicato male persone che invece hanno dimostrato di essere persone stimabili. Insomma, non si è umani, se no, magari uno non sbagliasse, ma non mi piacerebbe nemmeno, voglio dire. Posso farti una L'importante è domanda? sbagliare, se sbagli, riconoscere che hai sbagliato e dire chiedo scusa perché ho sbagliato. Io credo che questo è un esempio di maturità, Posso non farti una di. domanda? Sono curioso io, no? Una domanda che naturalmente riguarda più la tua gioventù, eccetera. Oggi sì, insomma, alla mia età, Alla la nostra tua età. hai. No. Lo sai perfettamente che ne tengo, non dico un bel po', ma insomma. Diversi, anche perché tu lo sai, no? Che
da 60 anni in poi gli anni si moltiplicano. Si moltiplicano, io ne avrò 70 fra qualche giorno, fra un mese circa, però me ne sento 150, quindi è un problema. Ecco, ma parliamo della gioventù, dell'età anche adulta. Rosetta sentimentale, ecco, io non riesco ad immaginarmi, no? Abituato a guardarti sempre nelle vesti della politica, impegnata socialmente, eccetera, cioè Rosetta sentimentale non me la immagino, eh? Beh, diciamo che... I tuoi amori di gioventù, ecco, non voglio sapere i nomi, niente, così. Beh, i miei amori di gioventù ci sono stati anche profondi. Beh, io invece ho avuto molte sofferenze sul privato, io sono una persona riservata, non mi piace parlare del privato, incredibilmente, anche se insomma dal femminismo... Dici soltanto quello che puoi dire. Dici soltanto quello che puoi dire. Ho avuto molte sofferenze anche proprio personali, a Roma insomma una mia storia personale è finita tragicamente perché il mio compagno, la persona con la quale stavo vivendo un'esperienza è morta in un incidente di moto. Quindi sono stata molti anni davvero sotto shock per questo, così come dopo tanti anni avevo ripreso un rapporto affettivo e purtroppo un terribile male ha portato... Chiudiamo qua, chiudiamo. Devo dire, sono molto, sul terreno personale ho avuto esperienze importanti ma anche dolorose. Ma chiudiamo da qua la parentesi, l'ultima domanda. Io ho avuto ospite un tuo compaesano, bravissimo, Franco De Sapio, il titolare della Pentola d'Oro, sì. Una persona eccezionale, il quale a un certo punto però, così, gli sfuggì, no? Mi dice durante l'intervista, io lavoravo lì a fare il cameriere, eccetera, e diverse volte veniva d'estate anche Rosetta D'Amelio. Poi si pentì dopo, dice, direttore, possiamo toglierla quella? Dice, ma no, ma guarda, stai tranquilla, Rosetta farà certamente piacere. Com'è questa storia? Sì, allora, la mia madre aveva una sorella, l'unica sorella che aveva, alla quale era molto legata, che viveva a Cervia, Milano Marittima, e lì gestivano un ristorante anche importante. Mio zio era un bravissimo cuoco e Franco lì ha imparato a fare il grande ristoratore. E naturalmente mia madre, come ho detto prima, che era una donna concreta, a giugno mi imbarcava sul treno, mio zio mi veniva a prendere a Rimini, loro mi portavano a Foggia, io andavo lì dove facevo un po' di mare, ma davo una mano ai tavoli e facevo la cameriera al ristorante di mio zio tutte le estate. Su questo ha detto una cosa vera, ma bella, che anche quella è certo. Stata una crescita importante per me. Quindi diciamo che ho capito che il lavoro è importante, ma l'ho capito da quando avevo 14 anni, perché questo avveniva tutta l'estate. Mia madre mi mandava da quando avevo 14 anni in Romagna e io mi facevo luglio ed agosto aiutando i miei zii a servire ai tavoli. Senti, ora ti faccio l'ultima domanda, che non è provocatoria assolutamente, però è una domanda che ti creerà un qualche disagio e io ti dico che con molta cattiveria, con il mio cinismo giornalistico, te la faccio comunque. Se dovessi dire qualche cosa a Rosanna Repole, no? La tua amica di tante belle cose, di tante battaglie, anche amica, attenzione, di una intervista che vi ho fatto io, a tutte e due, abbiamo fatto un libro, no? Ecco, sì. Se dovessi dirle una cosa, giusto per salutarci e per salutare i nostri telespettatori, che cosa le diresti? Ma le direi quello che io ho sempre detto a Rosanna, io comunque una stima, le direi, Rosanna, le amicizie sono sempre profonde e quando non ci si fida delle amicizie, non è detto che si incontrano amici più di quelli che si lasciano. Ma tu ti senti amica sua? Ma io lo sono sempre stata. No, te lo chiedo perché lei mi ha detto io sono molto amica di Rosetta. No, io lo sono sempre stata. Ma tra l'altro io c'ho, ecco, questo me lo posso dire, sai Franco, me lo posso dire davvero perché lo riconosco anche io come un pregio. Io sono una persona che non sa portare rancore. Cioè se io penso che una cosa non va, te la dico in faccia, ci litigo, ma per me, dopo che ci ho litigato, è chiuso. Quindi proprio no, per me non esiste il sentimento del rancore, per me se un rapporto è di amicizia, c'è qualcosa che non va, io te lo dico, ripeto, te lo dico anche in malo modo, ti rispondo male, ma poi si chiude lì, perché resta sempre il rispetto e l'importante è che ci sia il chiarimento. Bene, hai confermato quello che è il mio giudizio poi su Rosetta D'Amelio. Naturalmente abbiamo tante cose non in comune, tante divergenze, ci mancherebbe altro. Io poi
Sono divergente, se posso dire così, un po' con tutti, anche per il mestiere che faccio. E non saresti franco. Però, grazie, però ecco, una cosa mi hai confermato anche oggi, mi piace dirlo, Rosetta D'Amelio, una bella persona. Grazie Rosetta per essere stata con noi, grazie a voi, arrivederci alla prossima puntata di Persone. Grazie a te.